Allora iniziamo, benvenuti a tutti, benvenuti non si sente? Benvenuti a tutti, dunque cittadini al tempo del digitale, questo è il tema di questa terza edizione della Trento Smart City Week che in questi giorni, come avete visto se siete passati in particolare da Piazza Duomo, anima la città con tante opportunità, workshop, eventi. Ci sarà modo in questi tre giorni soprattutto di entrare nello specifico di tanti temi che fra poco vi racconteremo. Che cosa significa però Smart City? Se ne parla tantissimo, letteralmente città intelligente. Questo non significa che stiamo andando verso un mondo di macchine, il tema era stato anche al centro 2 anni fa del Festival dell'Economia, ma al contrario, significa una città che offra opportunità, che sappia innovarsi per facilitare in primo luogo il rapporto con i suoi cittadini e abitanti. Tre le sezioni, in particolare il villaggio digitale, come vi dicevo in Piazza Duomo, sono passata questa mattina, era pieno di giovani, di studenti, che sono sì nativi digitali, ma che spesso non sanno usare con competenza davvero tutti gli strumenti che l'epoca digitale offre. Poi il Fuori Piazza, che raccoglie tutta una serie di eventi promossi da organizzazioni e cittadini, e poi i protagonisti digitali. Questa mattina ne abbiamo qui due con noi, ve li presenterò. E quindi la possibilità di ascoltare dei testimonial per sentire storie, esperienze e apprendere anche delle cose nuove. Iniziamo con i due protagonisti di questa mattina, accanto a tutti i rappresentanti degli enti promotori, perché diventare una città smart, diventare una città digitale è un percorso che si fa insieme, c'è bisogno della collaborazione, della rete di tutti ed è un processo lungo. Qui con noi Luca Attias, benvenuto. Il commissario straordinario del governo per l'attuazione dell'agenda digitale dopo una lunga esperienza alla Corte dei Conti per l'innovazione dei sistemi informativi. E dialogherà questa mattina con Gianni Dominici che è direttore di Forum PA, è un sociologo dell'innovazione, quindi un ingegnere e un sociologo che si scambieranno i ruoli. Brava, così. No? In un dialogo, uno parlerà di città e l'altro di cittadini, un po' al contrario. Vi racconto, potete anche accomodarvi perché la chiacchierata fra poco avrà luogo, però i temi di questi tre giorni in particolare sono tanti. Già oggi si parla del tema delicato del cyberbullismo con la storia di Carolina, una 14enne di Novara, e del suo papà, vittima lei di cyberbullismo, e il suo papà Paolo Picchio si batte anche per far conoscere e far usare agli adolescenti in particolare il web non in maniera distorta e non in maniera inconsapevole. Si intitola quell'incontro che avrà luogo oggi alle 17 sempre qui a Palazzo Geremia, le parole fanno più male delle botte, la storia appunto di Carolina. Questa sera invece alle 20:30 sempre a Palazzo Geremia sarà la volta dell'avvocato Ernesto Belisario. Il riferimento al mondo del diritto nell'uso delle tecnologie. La domanda è provocatoria. Cittadino, conosci i tuoi diritti digitali? Illustrerai i capisaldi di questa cittadinanza digitale, in particolare del rapporto con la pubblica amministrazione. Ospite d'eccezione del villaggio digitale invece domani alle 16 sarà Paolo Borrometti, uno dei 22 giornalisti che in Italia vive sotto scorta per le sue inchieste contro la mafia. E parlerà invece, e lui è presidente dell'associazione Articolo 21, ci parlerà della rivoluzione digitale che ha coinvolto il giornalismo, pieno di rischi certamente, ma bisogna anche saper leggere i dati e quindi si apre anche un ventaglio di possibilità per chi fa questa professione e per chi poi può leggere il lavoro giornalistico, imparare a leggere i dati veri. Sabato, domani sempre alle 17 invece a Palazzo Geremia ci sarà Alfonso Fuggetta che è professore del Politecnico di Milano, è CEO e direttore del Cefriel che incontra in particolare genitori e insegnanti sul ruolo che il digitale può offrire nell'educazione e nella formazione, le possibili vie di educazione come strade in cui orientarsi per affrontare le sfide. L'ultima protagonista digitale sarà una giornalista, Anna Marino, del Sole 24 Ore, è conduttrice su Radio 24 della trasmissione I Lavori di Domani. Vi dicevo, 2 anni fa il tema del Festival dell'Economia era lavoro e tecnologia, allora il web può aprire un ventaglio di possibilità anche per quanto riguarda le professioni.
Prima di ascoltare Luca Attias e Gianni Dominici, però, darei la parola ai partner e le istituzioni che sono coinvolte, di cui stand trovate in Piazza Duomo, ognuno con possibilità varie di scoprire, insomma, quali sono anche i servizi che hanno saputo innovare le istituzioni, parlando di digitale. Saluto il Presidente del Consiglio Provinciale Walter Caswalder e do la parola al Sindaco di Trento Alessandro Andreatta. Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere presenti, soprattutto un saluto speciale ai nostri ospiti, ma forse non voglio neanche essere chiamati così, i nostri amici, diciamo, che sono qui per aiutarci ad approfondire questi temi, per aiutarci ad approfondire questo linguaggio tutto particolare che è il linguaggio digitale. Quindi grazie anche da parte mia della vostra presenza. Un saluto a tutti voi, un grazie a tutti i rappresentanti delle varie istituzioni, comunque soggetti che a vario titolo hanno collaborato per questa terza edizione della Smart City. Permetterete che un grazie particolare lo dica alla mia appassionata assessora Chiara Maule, perché è grazie alla sua passione, alla competenza che ha acquisito in questi anni, è un di più di generosità se siamo qui per la terza volta, in fondo in meno di 4 anni e mezzo di questo mandato amministrativo, perché è vero che se ne parlava prima, ma molto è nato in questi 4 anni e mezzo. Ringraziando lei, ringrazio anche l'ingegner Nicola Zanella, che è il responsabile del servizio, e con lui tutte le persone che hanno preparato questo momento. Terza edizione, l'anno scorso eravamo a inaugurare in Piazza Duomo, oggi siamo qui, ma c'è un legame naturalmente tra questi due luoghi. Piazza dell'Uomo, la più bella di Trento e forse del Trentino, ma soprattutto la piazza, con tutto quello che vogliamo attribuire alla parola piazza, e qui Palazzo Geremia, che è forse la sala più bella del nostro comune, una sala antica che dialoga con una piazza antica per parlare di futuro, essenzialmente, per parlare di futuro. Ma si può guardare con fiducia al futuro, anche a un futuro appunto smart, intelligente, rapido, veloce, efficace, importante. Anche per dire che questo linguaggio, o meglio queste competenze, non è che possiamo acquisirle o non possiamo acquisirle, dobbiamo acquisirle, perché il linguaggio digitale è il linguaggio del nostro tempo e ci sono sempre linguaggi per ogni tempo. Anche Renzo, nel capitolo 38, l'ultimo dei Promessi Sposi, dice, dopo che era nata Maria, la prima figlia, e altri, il Manzoni dice non so quanti, dice e volle che imparassero tutti a leggere, a scrivere, a far di conto. Non erano linguaggi questo, c'è anche il linguaggio, certo, verbale, il linguaggio scritto, il linguaggio anche dei gesti, della mimica, il linguaggio delle immagini, affascinante. Oggi linguaggio digitale. In un bellissimo libro, Il lembo del mantello, del Cardinal Martini, così restiamo a Milano, si sottolinea proprio questo. Lui parlava della naturalezza con cui i bambini, anche di 3-4 anni, si muovono dentro questo mondo. Non è quello stretto del digitale, ma è quello della comunicazione sempre più avanzata, sempre più sofisticata, e diceva che nuotano come i pesci nel mare, con grande naturalezza. Allora noi non è che dobbiamo scegliere se essere, come diceva Umberto Eco con quel bellissimo libro sulla televisione, ormai che ha tanti anni, penso una cinquantina, non dobbiamo scegliere se essere apocalittici o integrati. Non siamo né l'uno né l'altro, siamo però o vogliamo essere sensibilizzati, informati, per essere più competenti, per essere più cittadini attivi, perché poi della cittadinanza attiva tutto parte. Credo che siamo qui molto per questo, le iniziative che si fanno in città, in piazza, le scuole, l'illustrazione dei servizi digitali, tutto va in questa direzione, altrimenti un sindaco non metterebbe insieme una cosa del genere, se non va a vantaggio della comunità che cresce e di una cultura che non può non aver bisogno, è fatta oggi tanto anche di questa dimensione culturale, che è appunto quella del digitale, che guarda avanti, che non vorrebbe lasciare indietro nessuno, quindi c'è da lavorare
sui giovani, ok, i ragazzi, le scuole, tanto l'università, ma io ricordo che c'è sempre anche la formazione permanente, la formazione, non è mai troppo tardi, che può anche accompagnare persone più in là, che magari hanno perso il colpo da ventenni, trentenni, ma che lo possono recuperare, spero che voi confermerete, anche a 50, 60 anni. E allora che questo sia per me, per avere una comunità più, come dire, più consapevole, più responsabile, più positiva, più protagonista. Questo è quello che voglio, anche appunto da piccolissimi o da persone avanti negli anni, ma con consapevolezza e altra valenza per me decisiva di tutto quello che ruota attorno alla Smart City Week, con la partecipazione, quella che ognuno può fare e dare, che è la base comunque di qualunque cammino e percorso di popolo, se volete, della città di Trento, del Trentino, ma qui oggi parliamo del paese, dell'Europa, dove abbiamo tanto ancora da fare. Grazie davvero a tutti e buon convegno. Ecco, non può esserci il presidente della provincia Maurizio Fugatti perché è impegnato in un incontro programmatico con la giunta sul territorio. Volevo leggervi però il saluto che rivolge a tutti e scrive: a una città e a un territorio per essere intelligenti non bastano solo le tecnologie, è necessario che essi diventino il luogo nel quale far crescere il capitale umano e il capitale sociale. Una comunità che definirei intelligente è fatta di reti e relazioni sociali, dove la digitalizzazione va di pari passo con la coesione e dove appunto i protagonisti sono proprio i nostri cittadini che devono diventare parte attiva nelle città smart. E su questo punto la provincia autonoma di Trento c'è. Pensiamo ai contributi stanziati in formazione, in ricerca, nei nostri enti scientifici, museali, culturali, universitari. In senso lato possiamo collocare le origini della Smart City 30 anni fa, quando il senatore Bruno Kessler decise il nuovo corso dell'Istituto Trentino di Cultura, creando l'IRST, l'Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica. Pensiamo anche al poderoso sforzo di infrastrutturazione tecnologica del territorio avviato ormai da alcuni anni. Il Trentino, infatti, un territorio morfologicamente complesso dove è indispensabile garantire servizi anche nelle zone di montagna distanti dal centro. Dobbiamo davvero rendere accessibili anche le zone lontane della città e dobbiamo assicurare servizi, cure, connettività e mobilità. Se le nostre valli si svuotano, si impoverisce l'intero Trentino e se la montagna si spopola, la nostra speciale autonomia avrà perso una delle sue principali peculiarità. Benvenga dunque una manifestazione come questa, di cui la provincia, insieme a numerosi enti, è partner convinto fin dalla prima edizione. Un evento che ci consente di avvicinare le persone alla scoperta dei servizi digitali attualmente disponibili nel territorio trentino. Perché la città, i territori smart, sono anche quelli dove le tecnologie riescono a ridurre i divari e sono al servizio di tutti. Per questo vi auguro buona manifestazione. E sempre per la provincia di Trento passerei la parola ad Alessandro Bazzica, dirigente ICT, dei servizi ICT e della trasformazione digitale. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto dell'ospitalità, questa bellissima iniziativa. Io vi porto il saluto dell'assessore Spinelli che è impegnato in questo evento istituzionale che non gli ha consentito di essere qui con voi e con noi, e anche del direttore generale Paolo Nicoletti. Solo una cosa ci tenevamo a raccontarvi, ma sulla quale proprio riflettevamo questa mattina. Ha un'altra valenza Smart City Week, che è una specie di metafora di quello che sta succedendo, perché Smart City Week è sicuramente, grazie anche all'ideazione del Comune di Trento, però raccoglie tutti gli enti del Trentino nell'iniziativa. È quello che stiamo cercando di fare dietro le quinte, cioè sulla trasformazione digitale, che è un concetto e una dinamica estremamente complessa e che sapete benissimo non c'entra nulla con i vecchi paradigmi dell'informatizzazione, stiamo cercando, grazie all'aiuto della Fondazione Bruno Kessler, di Trentino Digitale, della PSS, del Comune di Trento e del Consorzio dei Comuni e di tutti gli altri soggetti, di fare lavoro insieme, di lavorare insieme. Guardate, non è facile. E ci stiamo riuscendo, questo secondo me è un elemento di orgoglio per tutti e soprattutto è un moltiplicatore dell'energia che abbiamo che è inimmaginabile.
Credo che trasformazione digitale in Trentino siamo avanti, crediamo di essere molto avanti, c'è moltissimo da fare e solo questa soluzione ci consentirà di accelerare i tempi e di arrivare in fondo. Ultima cosa, fuori dal Trentino ci sono molte altre cose. Abbiamo, soprattutto nell'ultimo anno, consolidato due grandi relazioni, una col team dell'Italia Digitale, che il dottor Attias conosce bene, e con Agid. Negli ultimi anni è stato fatto un grande lavoro centrale di standardizzazione, di alimentazione di contenuti sulla trasformazione digitale, che almeno nella mia memoria non ha precedenti. La relazione del Trentino, inteso come questo insieme di soggetti e di competenze, con queste due strutture è l'altro driver fondamentale per farcela. Grazie a tutti, vi aspettiamo in piazza dove un po' queste cose che vi ho detto e questi progetti spero possiate toccarli con mano. Un'altra realtà in Trentino fortemente innovativa dal punto di vista digitale, FBK, professor Profumo. Innanzitutto grazie al sindaco, grazie all'assessore. Questa è ormai diventata una ricorrenza. E nel corso di questi anni diciamo che il progetto è diventato molto più maturo, molto più concreto e credo che i cittadini sempre di più ne abbiano consapevolezza. Vorrei dedicare pochissimo tempo, veramente non ne ho di, però condividere con voi una riflessione. Ogni fase storica ha degli elementi che la caratterizzano. Se dovessimo identificare tre parole che sono strettamente coerenti con questa fase, io credo che le potremmo esemplificare attraverso una prima parola che è l'insicurezza. Oggi anche strettamente connesse alle transizioni, alle grandi transizioni, una è la transizione verso il digitale, l'altra è certamente una transizione verso il post petrolio, lasciatemi dire in modo abbastanza semplicistico. Queste transizioni determinano fondamentalmente delle insicurezze che toccano pesantemente le persone. E le sicurezze sono in termini di disuguaglianza, di lavoro, di politiche sociali, di un futuro di cui non sappiamo che cosa avverrà. Il secondo è la velocità dei processi. Se noi pensiamo alle rivoluzioni industriali precedenti, la prima, quella in cui il tema centrale era l'energia, durò 80 anni. La seconda 40, la terza 30, questa 5, 7. E naturalmente nelle rivoluzioni precedenti c'era tempo per ammortizzare questi tipi di transizioni. E il terzo è il tema dell'agilità, un tema complesso, un tema che obbliga ad essere sempre pronti a cambiare o cambiare velocemente. Ebbene, tutto questo ha delle influenze molto importanti sui cittadini, sulle persone che vivono e che operano, che studiano, che lavorano, che fanno attività di tipo diverso. I cittadini quindi da questo punto di vista sono, lasciatemi dire, sorpresi e come tali si determina un senso di insicurezza. E questa insicurezza è un tema complesso, perché nel momento in cui non c'è sicurezza diventa tutto difficile. Pensate allora da questo punto di vista a quattro temi che sono. Il primo, il tema del linguaggio. Il tema di un eloquio che cambia velocemente e naturalmente quando non ci si capisce il tutto diventa difficile ed emerge l'insicurezza nella forma più evidente. Il secondo è questo rapporto tra percezione e realtà. Nella realtà le persone molte volte non capiscono, non sanno, non sono educate sufficientemente per individuare se è un percepito o se è una realtà. E questo è un tema molto complesso che va alla radice e il tema fondamentale in questo caso è l'educazione. Il terzo è una forma di insoddisfazione continua e questa poi la si declina
in forme di reazione che lo vediamo dal populismo alle reazioni a volte esagerate nel comportamento. Quindi certamente l'insoddisfazione è un tema complesso che deve essere seguito, deve essere aiutato. L'elemento successivo è quello della insicurezza nelle persone, una insicurezza che è evidente nel comportamento e come tale ci sono anche poi delle forme di reazione che vanno oltre quello che sono i canoni tradizionali. E da ultimo, un tema molto complesso che certamente deve essere posto all'ordine del giorno, è quello delle regole. Noi abbiamo regole nel nostro modo di operare, nelle nostre istituzioni, che sono regole che non sono adeguate rispetto a queste nuove modalità determinate proprio dalle grandi transizioni in atto. È un tema molto molto complesso, anche le discussioni che ci sono in questi giorni sui temi giuridici collegati alle nuove regole credo che siano un elemento veramente determinante. Perché vi ho detto tutto questo? Perché in realtà c'è bisogno di una comfort zone, cioè è necessario trovare delle modalità per cui i cittadini riacquisiscano una parte di quelle sicurezze fondamentalmente che hanno perso per i motivi di cui dicevamo. E la comfort zone che cos'è? È la città. La città è una città diversa, una città che consenta di dare delle sicurezze a cittadini che sono persi da questo punto di vista. Ed ecco allora che estremamente importante sono due elementi. Il fatto che la città diventi un luogo in cui c'è un progetto sociale, un progetto che tenga conto di queste difficoltà, di queste differenze e che aiuti i cittadini a seguire la transizione. E nello stesso tempo c'è un tema di sostenibilità. Sostenibilità in termini olistici, quindi non solo sostenibilità ambientale, ma sostenibilità dei processi. Allora io credo che questo progetto, che ormai, come dicevo, è parte della cultura di questa parte del nostro paese, sia nella direzione giusta. Se ritorniamo al linguaggio che avevamo 4 anni fa, è completamente diverso da questo di oggi. E credo che questi due temi, tema sociale e tema della sostenibilità globale, possono essere la vera differenza rispetto a quello che avevamo 4 anni fa, in cui parlavamo di una smart city fondamentalmente solo tecnologica. Oggi questo non è più sufficiente. Grazie molto, buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie. Si è parlato anche di educazione legata al digitale perché si apre una sfida educativa. Trento è città universitaria, chiamerei il prorettore dell'università Flavio De Florian. Grazie, anche da parte mia innanzitutto un ringraziamento per chi ha organizzato questa iniziativa, per chi ha lavorato per organizzare questa settimana e la ricchezza dell'offerta che c'è in questi giorni. E un saluto naturalmente a nome anche del rettore Paolo Collini che non è potuto essere qui oggi e che rappresento. L'Università di Trento appunto è un ente che si occupa di formazione, è un ente che si occupa di ricerca, quindi noi fin dalla prima edizione abbiamo partecipato in maniera entusiasta a questa iniziativa, innanzitutto lasciatemelo dire, orgogliosi del fatto che Trento sia stata scelta insieme con altre città in larga parte più famose e più grandi di Trento nella lista delle smart city nel mondo, e questo è già un risultato importante e riteniamo sia stato ottenuto col contributo di tutti e anche in parte col contributo dell'Università di Trento. Ma poi proprio perché fra i compiti che un'università ha, c'è sicuramente quello di cercare di avere un impatto positivo sul territorio in cui si trova. Quindi la possibilità di dare un contributo alla città attraverso lo sviluppo di tecnologie che possano aiutare a migliorare la qualità della vita dei cittadini,
la comfort zone, come diceva un attimo fa Francesco Profumo, cioè un luogo in cui i cittadini, le persone possano, diciamo, sentirsi a proprio agio, è sicuramente un elemento importante. E certo, noi, diciamo, in aggiunta alla ricerca abbiamo un ruolo fondamentale, che è quello della formazione. Da noi passano migliaia di studenti, migliaia di ragazzi e ragazze che poi rappresentano chiaramente il futuro di questa e di altre città, e abbiamo una forte responsabilità nel cercare di dare loro degli strumenti che siano utili per questo sviluppo così vorticoso, come ci è stato ricordato un attimo fa, e che quindi noi non sappiamo dove ci porterà nei prossimi decenni. Però la parola futuro è anche una parola che, diciamo, si coniuga molto con l'università, sia perché abbiamo appunto al nostro interno persone giovani che al futuro guardano con interesse, sia perché la ricerca e l'innovazione è qualcosa di necessariamente proiettato nel futuro. Quindi diciamo che i temi che Smart City tratta sono temi che ci vedono molto interessati e molto partecipi. E anch'io sottolineerei un aspetto che è stato citato da chi mi ha preceduto, e cioè come Smart City debba diventare anche l'occasione, mi riferisco soprattutto all'intervento del Presidente Fugatti, per estendere alcune tecnologie, alcune possibilità, non soltanto alle città intese come centri urbani più importanti, ma alle città diffuse, come ormai possiamo chiamare il nostro territorio. L'interconnessione di piccoli paesi, di piccole cittadine con i nuclei principali diventa l'elemento di sviluppo per un territorio, soprattutto per un territorio con caratteristiche geografiche e sociali come il nostro. Finisco col dire che io credo che questo sia un tema, e lo hanno sottolineato bene gli interventi che mi hanno preceduto, che più che al centro la tecnologia o la digitalizzazione ha al centro le persone. Non a caso la prima parola del tema è cittadini al tempo del digitale. Le persone sono il soggetto che deve avere da parte nostra la massima attenzione. La sfida digitale si vince sì usando le tecnologie, ma partendo dalle persone, e le persone devono essere veramente al centro della riflessione che stiamo facendo in questi giorni. Grazie. Dunque, Trento Smart City Week, ma tocca tutto il territorio trentino. In questo processo sono coinvolti tutti i comuni della provincia di Trento. Chiamerei dunque Paride Giammoena per il consorzio dei comuni, che è presente anche su in Piazza Duomo con uno stand. Sì, grazie a tutti, anche da parte mia un saluto cordiale. Parto da Chiara, non me ne voglia il sindaco, al suo staff, e permettetemi anche all'area innovazione del consorzio dei comuni, anche noi insomma siamo un attore penso importante, quindi grazie per il lavoro e soprattutto per la passione che appunto ogni giorno i dipendenti del consorzio insomma mettono. Che dire, ma una piccolissima riflessione, peraltro in alcuni interventi veramente mi trovo molto. La prima è l'idea, leggendo il programma, cioè la voglia di fare formazione. Allora io penso che anche in questi argomenti serva veramente dare la possibilità a tutti di conoscere. Secondo me la conoscenza è libertà di pensiero, e oggi penso abbiamo veramente tanto bisogno di essere liberi, di poter dire, di poter esprimere, ma senza una conoscenza, e questi sono temi molto, diciamo così, se volete anche difficili, veramente non riusciremo ad arrivare a questo. L'altro grande, forse, secondo me, aspetto che va ricordato, lo diceva il Presidente Fugatti nell'intervento, è che sì, oggi è Trento Smart, ma in realtà l'obiettivo, penso Alessandro, nostro, di tutti, è Trentino Smart. Noi quotidianamente facciamo politica, e la nostra idea è quella di dare la possibilità a tutti, a tutte le persone che vivono in Trentino, alle aziende che vivono in Trentino, quindi anche quelle che diciamo lavorano nelle nostre valli, di avere la stessa possibilità che hanno le aziende e le persone
i cittadini che stanno invece in città, perché questa, secondo me, questo è un valore. Oggi, domani, quando parleremo di sociale, quando parleremo di pianificazione urbanistica, quindi io mi vedo molto, come dire, sono molto contento quando vedo questo approccio. Devo dire che Trento, il sindaco, sempre, la città ovviamente ha un peso importante perché Trento è la città capoluogo, ma sempre anche negli interventi di Alessandro in queste altre materie c'è questo spirito. È un valore. Per fare vivere appunto le persone in montagna abbiamo bisogno di servizi. I nostri comuni, lo ricordavi anche prima tu, sono, diciamo, hanno delle piccole dimensioni, in temi come questi da soli non ce la farebbero, ecco, quindi il valore, i progetti della città, il coordinamento del consorzio dei comuni, idee, i rappresentanti appunto anche del governo, mi pare veramente un connubio importante. Non lo so, ogni tanto mi chiedo se forse questo come dire, dipende un po' dall'autonomia, ma io dico che forse dipende non solo dal quadro giuridico che, diciamo, fa da cappello alla nostra provincia autonoma, ma soprattutto da elementi, come dire, che esistono prima forse degli accordi di cui parlavo, che sono dei valori. I quali sono? Una volta per abitare la montagna ci si dava una mano perché ovviamente non c'erano le risorse, bisognava aiutarsi per arrivare a fine della giornata e ci si scambiavano gli utensili per coltivare la terra. Oggi invece ci scambiamo le idee, ci scambiamo i progetti. Quindi secondo me va ricordato e ripeto, tutti insieme, se continueremo a seguire questi principi, questi obiettivi, riusciremo a portare avanti forse questa grande eredità che le persone che ci hanno proceduto ci hanno appunto dato. Quindi grazie a tutti e buon convegno, buoni prossimi giorni. Grazie. Ecco, tra i servizi che toccano tutti i cittadini ci sono quelli legati alla salute. L'azienda sanitaria ha innovato fortemente in questi anni il rapporto con i cittadini per quanto riguarda questo, penso ad esempio alla piattaforma Fast Track. E il direttore dell'azienda sanitaria, Paolo Bordon. Buongiorno a tutti, un saluto mio del Consiglio di Direzione dell'azienda provinciale Servizi Sanitari di Trento, un complimento innanzitutto a chi ha organizzato, all'amministrazione comunale, questa settimana a cui l'azienda ha aderito non solo formalmente, con anche la presenza estende dei nostri servizi, ma sostanzialmente, perché come è stato detto, un'azienda sanitaria evoluta non può esistere senza i servizi, senza l'informatizzazione e la digitalizzazione dei propri servizi. Per cui il nostro impegno, anche per la difficoltà organizzativa di mantenere i servizi in una rete diffusa sul territorio, raggiungendo località di difficile accesso, non potrebbe esistere nel nostro mandato, nel suo espletamento, senza il ricorso all'informatizzazione e alla digitalizzazione. Per cui io ho il privilegio di essere il direttore di un'azienda che ha sempre investito su questo tema, grazie alle opportunità date dal sistema provinciale, dagli enti di ricerca che ci affiancano come la Fondazione FBK, e quotidianamente lavora sui servizi. E lo lavora su due fronti sostanzialmente. Uno interno, che è quello di rendere fruibili e migliorabili i servizi a favore dei professionisti che lavorano nell'azienda sanitaria. Provate a pensare come è cambiato il mondo di lavorare in sanità grazie alle tecnologie. Ne cito spesso uno, il settore della radiologia, che ha tramite il sistema PACS, quindi la possibilità di veicolare immagini di TAC o risonanze da un presidio ospedaliero all'altro, consente agli operatori anche negli ospedali di valle di avere second opinion di esperti del settore da un'altra parte in tempo reale.
E questo è un vantaggio naturalmente per il cittadino. Il cittadino che si rapporta da noi in due modi, da un lato avendo il beneficio, diciamo, anche nelle strutture di periferia di valle, sostanzialmente di avere a fianco un operatore non solo locale ma anche, diciamo, di secondo livello proprio grazie allo sfruttamento delle tecnologie. Dall'altro dà la possibilità ai nostri operatori di entrare nelle case dei cittadini trentini e grazie a strumenti informatici che consentono in particolar modo per la gestione dei malati cronici, che sono quelli che accedono più frequentemente ai nostri servizi ogni giorno, di dialogare grazie all'informatizzazione. È stato citato il sistema TREC o 3C, che è stata una delle prime esperienze in Italia di fascicolo sanitario elettronico, che non è solo uno strumento dove si raccolgono le informazioni base sulla salute di ogni cittadino, ma diventa uno strumento di dialogo tra cittadino e amministrazione, in questo caso azienda sanitaria, per prenotare servizi, per scaricare referti, per mettere in atto quel dialogo quotidiano che in assenza di questi strumenti costringerebbe il cittadino a spostamenti inutili e quindi a rincorrere lui i servizi. Noi diciamo che grazie a questi strumenti che la tecnologia oggi mette a disposizione, cerchiamo noi di inseguire i bisogni dei servizi mettendogli a disposizione questi accessi. Proprio ieri abbiamo presentato, mi fa piacere che sia inserito in questa settimana dello Smart City Week, il portale sulle vaccinazioni che i cittadini trentini avevano a disposizione, un sistema per dialogare col cittadino che spesso su temi delicati dove hanno imperato per tempo le fake news può trovare delle informazioni scientifiche con un linguaggio molto semplice, accessibile ed è uno strumento anche questo molto richiesto dalla comunità stessa. L'ultimo fronte è appunto, che voglio sottolineare, è quello che grazie alla sanità digitale nel nostro caso è cambiato veramente il ruolo del cittadino. Mentre prima, nella prima fase della trasformazione dell'informatizzazione, si è basato molto, utilizzando le tecnologie, nel favorire il lavoro dei professionisti, oggi abbiamo notato un comportamento attivo del cittadino stesso che si rende protagonista anche nei servizi sanitari e su questo senso abbiamo innovato introducendo degli strumenti, ad esempio per gestire i malati cronici di diabete, che in Trentino sono ben 28.000, quindi un numero importante, e che grazie all'aderenza e alla possibilità con tecnologie piuttosto semplici, tipo i nostri smartphone, possono dialogare in tempo reale con operatori sanitari da casa loro e consentire a operatori sanitari di monitorare le loro condizioni di salute a distanza. Il ruolo del cittadino protagonista è una spinta in più per migliorare questa rete complicata di servizi. Per cui noi siamo un cantiere in corso continuo su questi strumenti irrinunciabili, per cui tutte le opportunità che dagli enti che ci aiutano in questo sviluppo vengono avanti dal punto di vista delle opportunità, noi cerchiamo di coglierle perché solo così riusciremo a mantenere eccellenze di servizi di risposta in tutta la rete delle nostre strutture, sia a livello hub centrale che a livello periferico. Grazie a tutti e complimenti per l'iniziativa. Grazie. Sono stati citati anche i sistemi museali, perché il territorio è anche questo, uno dei musei più innovativi del territorio della città di Trento è il Muse. Chiamerei il direttore Lanzinger. Credo il mio sia l'ultimo intervento e quindi sarò particolarmente breve nel ringraziare tutti davvero e ringraziare l'assessore del Comune di Trento per averci voluto assieme in questo percorso che appunto si sta trasformando nel tempo. Quindi la componente di cittadini al tempo digitale è davvero un processo in continua forte trasformazione, e forse su questo che mi permetterò, ho promesso di non superare il minuto e mezzo o due, perché la capacità di automatizzare le attività cognitive umane è forse l'aspetto più rilevante e rivoluzionario dell'informatica. A fronte di un mondo migliore, non c'è dubbio, l'abbiamo anche sentito con l'ultimo intervento, urge comunque affiancare una nuova filosofia, permettetemi di dire, per sostenere il processo in cui l'innovazione tecnologica richiede innovazione sociale e l'innovazione sociale richiede un nuovo e consistente impegno sociale. È una sorta di nuove relazioni
che ci portano anche a considerare una sorta di nuovo umanesimo in cui guardare questa situazione. Guardate, il nostro mondo reale, noi siamo abituati a leggerlo attraverso i sistemi della fisica, il mondo naturale attraverso l'evoluzionismo darwiniano, siamo abituati a parlare di ecosistema. Ecco, probabilmente ecosistemi in evoluzione nuovi, li dobbiamo considerare, sono proprio quelli tra il mondo sensibile e il mondo digitale, i quali ci chiedono appunto nuove filosofie, nuove capacità di leggere la coevoluzione di questi sistemi. Non a caso, ed è significativo che in questi giorni le nuovissime generazioni ci stanno dando delle indicazioni molto forti quando parliamo di futuro. Gli obiettivi di sviluppo sostenibili, la forte attenzione ai cambi climatici, che non si risolvono solo in una dimensione naturalistica o salviamo il soldato panda, ma salviamo la nostra stessa umanità, ha bisogno di essere tradotto in questa relazione di coevoluzione dove il senso profondo di quello che stiamo facendo, anche attraverso le rivoluzioni digitali, hanno a che vedere con la sopravvivenza in rapporto equilibrato, positivo e di lunga durata tra l'umanità e il suo pianeta. Indubitabilmente, privacy, concentrazione, monopolio di servizi, trasparenza, verità accertate, sono tanti argomenti che sono stati anche trattati proprio ieri, sono passaggi che hanno bisogno di policy, di politiche, di governance, di regole, non c'è dubbio. Per noi come museo è molto importante renderci conto che esiste un compito molto formale da sostenere a fianco dell'educazione formale, muoverci in una dimensione di educazione non formale assieme alla cittadinanza e alla nostra società, perché proprio questi processi di coevoluzione sono processi continui, importanti, è stato richiamato come si sta trasformando anno dopo anno proprio il concetto di smart city, e quindi questa learning society, questa società perennemente in apprendimento, è un compito che deve riguardare tutti e i musei, non solo spillando farfalle, devono assolutamente farlo in dialogo con le cittadinanze. Grazie a tutti. Ecco, abbiamo dato un'idea però di tutti coloro che sono coinvolti in questo processo di diventare una città smart. È un processo lungo. Ora con Luca Attias e Gianni Dominici in questa sorta di intervista vicendevole, io vi lascio completamente la scena. Vedremo un po' quali avvenimenti, quali fenomeni hanno caratterizzato anche il percorso del paese, perché c'è una Trento Smart City, ma c'è anche un obiettivo Italia Smart, soprattutto per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Grazie dell'ospitalità. Vieni Luca. Tanto non se ne accorgono se sta in piedi uguale. No, a proposito, cominciamo così, perché a chiunque lo presento, chi lo rivede è preoccupato nel vederlo così piccolino e mingherlino. L'innovazione dell'Italia sta anche in mano sua, quindi rassicura un pochino tutti messi che, bene. Che ci sei. Siamo messi bene. Allora, cominciamo, dai. Cominciamo. E se non vedete le slide, poi saranno a disposizione di chiunque le vuole avere, insomma. Poi magari qualcosa la leggiamo, se da laggiù non riuscite a leggere. Allora, io sono il commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, quello che ha sostituito Diego Piacentini. Tra l'altro Diego Piacentini, nel suo mandato, che è durato un poco più di 2 anni, a parte Roma e Milano, Trento credo sia l'unica città dove è stato un paio di volte, non andava quasi da nessuna parte. Questo è molto significativo. Sostituire Diego Piacentini significa che tu giochi in parrocchia e devi sostituire Cristiano Ronaldo, quindi parto abbastanza svantaggiato. E parto svantaggiato perché poi io sono romano e devo venire qua a Trento a dare dei suggerimenti, e come Bombolo che dà i suggerimenti a Dustin Hoffman, insomma, c'ha la sua nicchia, però non è proprio la stessa cosa. Però vediamo, parliamo di Smart City, tu sei uno dei massimi esperti all'interno del Forum PA. Come si dice a casa mia. Di Smart City, ma che è sta Smart City? Perché poi gli italiani la maggior parte non sanno. Abbiamo in parte già sentito, vediamo velocemente. Perché? Perché le città al centro? Abbiamo in parte già sentito, le città sono al centro da sempre, perché da sempre sono la dimensione urbana è quella dove si concentrano sia i problemi, gran parte dei nostri problemi dal punto di vista sociale, culturale, economico, ma anche le opportunità e le competenze per risolverli. Per questo da sempre le città sono oggetto delle nostre riflessioni. Qual è il modello a cui ci riferiamo? Beh, noi sono tanti anni che ci occupiamo di questo tema.
abbiamo cercato di ogni anno di elaborare una definizione. Questo è lo stato dell'arte, è lunga, ve la leggo perché è complessa, e attraverso questa definizione abbiamo cercato di sintetizzare i diversi approcci. Prima di tutto non parliamo più solo di smart city, ma noi mettiamo anche il termine sostenibile, la smart sustainable responsive city, cioè tre concetti forti: smart, sostenibile e con la capacità di rispondere, responsive. È la città che fa ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quindi usa le tecnologie per produrre, elaborare e condividere informazioni, così da prendere prontamente le migliori decisioni per portare avanti i processi di innovazione istituzionale, innovazione culturale e innovazione organizzativa, scusate la densità, per migliorare la qualità della vita, i livelli di occupazione, la competitività delle generazioni attuali e future, garantendone la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Sono anni che lavoriamo sul tema delle smart cities, in questo momento ci riconosciamo su un approccio di questo tipo, che considera la città smart una città che punta ovviamente a un progetto più ampio. Tre dimensioni forti: il ruolo delle informazioni, il ruolo della tecnologia e l'obiettivo finale. Quindi la smart city è la città dove l'informazione e la conoscenza diventano, le città si possono qualificare nel modo in cui poi l'informazione e la conoscenza sono prodotte, raccolte e condivise per produrre innovazione. Lo vediamo andando tutti i giorni in giro, ai flussi tradizionali ormai nelle città si sovrappongono quelli che sono i flussi di informazione. Non la puoi gestire se non la misuri. E quindi questa è la grande sfida per chi governa il territorio, la capacità di acquisire, la capacità di trasformare i dati grezzi in informazioni, l'informazione in conoscenza e la conoscenza in decisione. Questa è la grande sfida. Chi ci governa si trova davanti a realtà sempre più complesse, articolate, frammentate. Appunto, se non li conosci non la puoi gestire, e per conoscerla significa utilizzare al meglio tutte le informazioni che un sistema urbano produce, dalle informazioni che arrivano dai telefonini, all'internet delle cose, alle opinioni delle persone, ai comportamenti. Tutto questo deve diventare un progetto di gestione della città. Alcune città si stanno muovendo in questa direzione, ma evidentemente è un problema culturale, cioè un problema che mette al centro queste informazioni. La seconda dimensione è quella tecnologica. Io sono imbarazzato perché non pensavo di incontrare Profumo sullo stesso palco, e io da sempre uso una diapositiva che prende una sua frase. Pensavo che fossero due eventi diversi. Da sempre uso questa, per parlare di tecnologia, uso il concetto di città come piattaforma, ed è una frase sua quando era ministro al MIUR, che è: al centro della sfida vi è la costruzione di un nuovo genere di bene comune, una grande infrastruttura tecnologica e immateriale che faccia dialogare persone e oggetti, integrando informazioni e generando intelligenza, producendo inclusione e migliorando il nostro vivere quotidiano. Cioè, questa è la sintesi, francamente, davvero. Prima avete visto che stavo armeggiando, non sapevo se levarla perché se non sembrava, ma è in verità, secondo me, la sintesi di quello che sto dicendo. Cioè, la città diventa piattaforma, la sfida diventa quello di costruire un nuovo genere di bene comune da condividere con tutti gli attori locali. Infine, lo dicevo prima, è difficile parlare di smart city, è difficile dire che una città è smart se non ha una visione più ampia, cioè se non tiene conto degli obiettivi di sostenibilità introdotti dall'Agenda 2030. Cioè, è difficile credere che usiamo le tecnologie per l'immediato, dobbiamo avere un progetto di futuro. E qui va bene, le quattro cose sull'Agenda 2030, vado veloce, sapete che è un programma d'azione pensato che sintetizzava 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, individuano 169 obiettivi target. Adesso ovviamente non ve li descrivo tutti, ma sono riconducibili a questi temi. Quindi quando si parla di sostenibilità non si tratta semplicemente di sostenibilità ambientale, ma degli obiettivi che fanno riferimento appunto alla lotta alla povertà, all'inclusione, alla gestione del clima, eccetera, eccetera. Quindi è difficile appunto pensare a un progetto di sviluppo di un territorio a prescindere da un progetto che riguarda la comunità al 2030. L'Italia ovviamente è indietro su questi temi, alcune città in questo momento hanno fatto proprie quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità, non a caso qui c'è l'assessora all'innovazione del comune di Parma, che ha trasformato il programma del sindaco in un progetto di sostenibilità.
E le città da questo punto di vista sono fondamentali. Perché? Perché sono appunto l'interfaccia con il cittadino. La città è l'istituzione più prossima al cittadino stesso. E quindi è attraverso le città, attraverso il governo delle città, che noi possiamo portare questi comportamenti alla loro adesione e completezza. L'Italia su questo, appunto, dicevo prima, è un difficile equilibrio, Luca, perché abbiamo realtà, come al solito, di eccellenza e realtà arretrate. Questa è la classifica, che è il nostro rank che facciamo ogni anno sulle città italiane. Trento lo scorso anno era quarta, ma insomma, se vediamo, il problema è questo. Il problema è che anche su questi temi noi rivediamo la cartina di sempre, cioè il fatto che comunque anche su questi temi quello che si viene a disegnare poi è un'Italia a più colori, ma sostanzialmente un'Italia a due colori, cioè un'Italia dove appunto il centro-nord raggiunge la massima, diciamo così, densità di valori nel raggiungere questi obiettivi, e abbiamo invece un sud che ovviamente è molto più chiaro. Quindi abbiamo, come al solito, anche rispetto a questi temi, appunto risultati contraddittori. Il problema di sempre: abbiamo un paese pieno di energie vitali, ma energie vitali che non fanno sistema. Questo è un po' il quadro che mi hai chiesto, però tu dimmi adesso invece voi cosa state facendo e cosa significa appunto in un contesto come questo essere cittadini ai tempi del digitale. Allora, vuol dire tantissime cose, io ve ne racconto alcune, però prima vi do un suggerimento. Il programma di Trento Smart City è un programma fantastico, ho visto tutto quanto. In particolare domani, mi pare che domani c'è Alfonso Fuggetta, che ha scritto un libro che si chiama Cittadini ai tempi di Internet, e quindi riprende esattamente proprio il titolo dell'evento di quest'anno, che consiglio a tutti di leggere, su cui ho fatto anche un lungo articolo, e qui cercherò di fare qualche approfondimento su quel libro. Vi consiglio di andarlo a vedere. Alfonso Fuggetta, oltre a essere uno scienziato, è uno dei maestri dell'ingegneria del software, insomma un italiano che è un maestro a livello di Pressman, Summersville sull'ingegneria del software, ma è anche un bravo scrittore. E ha scritto un libro assolutamente leggibile per chiunque, questo è fantastico, per comprendere alcune delle cose che vi racconterò, ma molto di più ovviamente. Ecco, lui dice: per creare cittadini maturi al tempo del digitale, che è anzitutto apertura, confronto, creatività, condivisione, è necessario sviluppare competenze comportamentali, abilità cognitive e sensibilità che rendono ogni singola persona capace di ragionare e riflettere in modo critico sulla propria esperienza, di imparare a relazionarsi in modo aperto e costruttivo con il resto della società, di affrontare in modo produttivo e consapevole il processo continuo di apprendimento ed arricchimento personale. Un ingegnere del software che dice questo. La competenza digitale, per chi non lo sa, è una delle 8 competenze individuate nella raccomandazione del Parlamento europeo. Insomma, sostanzialmente il Parlamento e il Consiglio europeo definiscono le 8 competenze chiave per essere un cittadino, per poter vivere appieno la cittadinanza. E sostanzialmente la competenza digitale è l'unica che è rimasta invariata anche come dizione nel passaggio dal 2006 al 2018, ma era stabile già dal 2006 al quarto posto, il che, diciamo, è abbastanza significativo. Quello che dice Fuggetta, e che è straordinario secondo me e che dà un valore aggiunto, è che al tempo del digitale è ancora più necessario sviluppare anche le competenze tradizionali, in qualche modo contestualizzarle a una realtà che è quella del digitale. I nativi digitali si trovano spesso da soli e senza anticorpi invece a dover affrontare questa nuova realtà se non sviluppano le altre 7. Ecco, una realtà che è molto più complessa, insomma, diciamo, chi di noi è nato negli anni 60 come me o chi è nato, insomma, negli anni 70 ha vissuto il concetto della televisione come babysitter, eccetera, era un problema sociale, no? Ma questo è più infido, più complesso. Quindi il digitale deve diventare un'opportunità, ma è anche un grande rischio. Un'altra cosa che dice Alfonso, dice che i digital immigrants, la maggior parte di noi non siamo nativi digitali, hanno grandi responsabilità e non se ne possono lavare le mani, in quanto devono da un lato saper accogliere la novità, la freschezza, la sana e travolgente ingenuità dei nativi, e dall'altro aiutarli a sviluppare quella maturità che va ben oltre una superficiale facilità d'uso degli strumenti di internet.
quindi il nostro sviluppo di competenze tradizionali è utilissimo per le nuove generazioni. Il digitale non è un optional, non è una scelta, ma non è pure una competenza che si sostituisce ad altre competenze di base. Questa è una tragedia se si approccia in questo modo. Si aggiunge e un po' le condiziona perché è pervasivo. Se non esistesse il digitale, per la UE le competenze chiave sarebbero 7, invece sono 8. La settima non deve assolutamente l'ottava non deve assolutamente inficiare le altre 7. Questo è un tema fondamentale per la scuola, potete immaginare quanto fondamentale. Ma anzi, in qualche modo, deve aiutare ad esaltare le competenze tradizionali. È interessante, secondo me, incastrare con questa cosa la fuga dei cervelli. In Italia, sapete, è il paese con il maggior numero di fuga di cervelli. Se non fossimo best practice un po' su ste 7, sulla 8, non è che sulla quarta, diciamo che quella competenza digitale non è che lo siamo tanto, poi vedremo anche dei ranking. Se non fossimo best practice nell'insegnamento di alcune delle competenze chiave, in alcuni casi nell'insegnamento della competenza digitale, il successo dei cervelli italiani all'estero non sarebbe una realtà. Quindi ci abbiamo qualcosa di estremamente interessante, un bagaglio che non dobbiamo disperdere. Siamo bravi. Io ogni volta che vado all'estero mi sento male perché siamo veramente bravi. Ovunque vai all'Ocse, tutte le delegazioni straniere hanno un italiano. Ecco, questo è un esempio, ma ci sono centinaia di articoli, vinciamo dappertutto, anche sul digitale. Ecco, la scuola digitale italiana è difficilissimo. Ci sono stati tantissimi proclami che avevano degli obiettivi, iniziative sensate in buona fede che se non ci fossero state sarebbero state una tragedia, diciamo quindi, ma che poi nell'execution in questo paese hanno una difficoltà enorme, ogni cosa. Io poi lo vivo, diciamo, nella pubblica amministrazione, provo a fare le cose, ma trovo delle difficoltà anche in quello che voglio, mi do degli obiettivi e li devo ridimensionare ogni volta. Però fortuna che ci sono state queste iniziative. E la realtà è poi eterogenea, ne ha parlato prima Gianni, una situazione di arretratezza, diciamo, complessiva, sia infrastrutturale che soprattutto professionale, in cui le best practice, qua stiamo dentro a una, sono rare o circoscritte a proprie realtà regionali. Per esempio Torino è un polo fantastico da questo punto di vista, grazie. Però, insomma, è un polo che dovrebbe essere reso sistemico in tutto il paese. Questi sono pensieri miei, su cui vorrei che si aprisse un dibattito su queste cose, perché poi non è detto che siano necessariamente giusti, però almeno... Secondo me non ci si improvvisa insegnanti di competenze digitali, né nella scuola primaria né in quella di secondaria di primo e secondo grado, e sono necessari anche professionisti del settore che posseggono abilità e conoscenze diversificate a seconda delle diverse fasce di età dei bambini e dei ragazzi. I nostri ragazzi passano la maggior parte della loro vita connessi in rete e non possiamo far finta di nulla. E la scuola deve occuparsi di questo, in qualche modo. Finisco, mi pare che questa è l'ultima, con un'altra frase sempre di Alfonso. Questo libro è veramente straordinario. L'informatica e il digitale non possono e non devono essere solo una materia di studio, ma devono essere utilizzati per ripensare e ridefinire la struttura stessa del processo educativo. Poi tocca a te. Sì, tocca a me approfondire un minimo questa parte. Sì, tu sei sociologo, hanno sì, detto. Sì, grazie, ogni tanto me lo ricordi. No, ingegneri, odiamo. Tu sei ingegnere. La sottovalutazione del fattore umano. Cioè, a me veramente mi ha davvero colpito l'episodio di Simon di quest'estate, dell'esploratore che ha chiesto aiuto col telefonino e nonostante gli sforzi poi è stato ritrovato dopo una settimana. Cioè, questo scollamento dal consumo di tecnologia. Siamo dai più grandi consumatori di tecnologia e poi questa incapacità di gestirla e di usarla nel modo migliore. Ci portiamo dietro un sistema nel nostro smartphone, ci portiamo dietro un server di 20 anni fa, eppure poi se abbiamo bisogno, nel momento in cui abbiamo bisogno, ci rendiamo conto che sono tecnologie che non sono connesse, non vengono utilizzate al meglio. Di fatto c'è davvero una troppa esposizione verso il consumo e non verso l'utilizzo. E quindi una sottovalutazione del fattore umano. Noi abbiamo bisogno di un nuovo rapporto con
tra i cittadini mediato la tecnologia. Lo dicevo prima in una brevissima intervista, le nuove tecnologie hanno sovvertito il ruolo e il rapporto tra le generazioni. Io avevo, mio nonno aveva la terza elementare ed era un contadino, eppure per me era un maestro di insegnamenti, di cultura, di sapere e di saper fare. E da sempre la tradizione, il sapere si è tramandato da nonni, nonne, a figli e nipoti. Le nuove tecnologie sovvertono questo, le nuove tecnologie, i nipoti sanno più dei genitori dei nonni, creando anche questa frattura generazionale, per cui i ragazzi che si creano degli ecosistemi a volte inaccessibili. Cosa vedono su Netflix, cosa sentono su Spotify? Prima la televisione era un modo per stare insieme, adesso invece si creano questi consumi staccati uno dall'altro. Tutto ciò deve essere rivisto in termini, a nostro avviso, più ampio di approccio allo sviluppo. Prima ho parlato appunto degli obiettivi di sostenibilità, ma per raggiungere quegli obiettivi di sostenibilità abbiamo bisogno di un nuovo modo di essere pubblica amministrazione, sia a livello territoriale che a livello nazionale, quello che noi chiamiamo lo Stato partner. Cioè non si tratta di credere, di poter pensare di avere una pubblica amministrazione. Cito sempre una bellissima frase di Obama quando era presidente, che parlando alla nazione disse: non possiamo affrontare il futuro con una pubblica amministrazione del passato. Cioè tutto ciò è gestito dall'attuale pubblica amministrazione, basata su modelli che sono modelli appunto che nascono e spesso si riferiscono ancora al passato. Abbiamo bisogno invece di una cultura completamente diversa, che è quella della governance collaborativa. Se vogliamo raggiungere questi risultati, se vogliamo che questi obiettivi si scarichino a terra, sui territori, tra le famiglie, tra le imprese, dobbiamo immaginarci appunto passare dalla cultura dell'adempimento a quella invece della collaborazione fra i diversi attori locali. No, favorire lo scambio di esperienze, cito di nuovo Ines che è qui, che è assessore del Parma, ha deciso qui a copiare, e dobbiamo fare in modo che le esperienze si scambino, e soprattutto dobbiamo appunto cambiare approccio. Dobbiamo passare da quello che era il tipico approccio della pubblica amministrazione, quello dello sportello, quante volte come cittadini stiamo da questa parte dello sportello, stiamo in fila, a una pubblica amministrazione che è bipolare, no? Da una parte c'è la PA, d'altra parte c'è il cittadino. A Roma ci sarebbe Alberto Sordi che diceva: io sono io e voi non siete, diciamo così, ma non siete niente. Spesso ci sentiamo così. Qui c'è la pubblica amministrazione, qui c'è il cittadino in fila. Abbiamo bisogno invece di una pubblica amministrazione che non considera il cittadino solo portatore di bisogni e di problemi, ma anche di competenze, di soluzioni. Una pubblica amministrazione, quando tu esci, questo era un museo a Londra, ti dice: what do you think? Che cosa vuoi? Che ti posso aiutare? Il cittadino è portatore anche di soluzioni e dobbiamo coinvolgerlo. Non si tratta semplicemente di ascoltare, poi bisogna coinvolgerlo. Un nuovo quindi approccio alla co-creazione di valore pubblico nelle istituzioni, nel sociale, nell'economia. Dobbiamo co-creare valore pubblico con i cittadini. Le tecnologie su questo ci devono aiutare. Ti lascio la parola qui parlo di territorio, io vengo spesso qui, molti di voi mi conoscono perché quando parlo di queste cose qui trovo in effetti un territorio che sulla collaborazione ha fatto un po', diciamo così, la forza dello sviluppo. Io lavoro con gli amici anche di Comunweb, del Consorzio dei Comuni Trentini, laddove appunto c'è città ma c'è anche territorio, c'è anche rete, c'è anche collaborazione fra i diversi soggetti. È tipico della realtà italiana. Noi abbiamo fatto la nostra fortuna sull'individualismo, no? Sapete le tre C tradizionali che erano casa, campanile e capannone. Dobbiamo passare alle nuove tre C che sono collaborazione, cooperazione, no? E connettività. Solo in questo modo, cioè partendo da sovvertendo le tre C per cui c'era il campanile, c'era il singolo comune, e invece portiamo avanti una logica della co-creazione, possiamo appunto davvero queste cose, Luca, scaricarle a terra. Se no rischiamo di essere autoreferenziali, di parlarne in questa occasione, ma poi ritorniamo sempre appunto in una logica bipolare che vuole il cittadino da una parte e le istituzioni dall'altra. Cosa state facendo voi su questo? Perché tu hai una responsabilità che va oltre. Eh? Un po' di C. Un po' di C, appunto. Ecco, io da quando ho preso questo incarico porto in tour quelle che chiamo tutte le C del commissario, a seconda poi del luogo in cui mi trovo, ne approfondisco alcune. Perché poi, diciamo, per caso la mia vision sommata a quella di Diego, perché io vado in continuità e la una c'è proprio continuità, molte le cose cominciavano proprio per C, poi alcune le abbiamo un po' forzate, e allora ho deciso di approcciarla così. Ecco, qui ne vedete alcune di queste C,
ne approfondiremo alcune. L'ultima è quella della velocità della luce, perché il mio mandato durava pochi mesi e questa mi sembrava fondamentale. Corte dei Conti, da dove vengo, ma parleremo anche di questo, ma insomma le vedete approfondite, oltre a alcune di quelle di cui ho parlato anche Gianni. Con tre non ce famo niente, ne servono almeno una trentina. Ok, consapevolezza e competenze. Questo è stato il mio mantra da 15 anni, mi occupo di queste cose, sempre nel contesto digitale, ma non solo, mi sono occupato anche molto di gestione risorse umane, di managerialità, e queste sono diciamo quelle di partenza. Questo è un articolo, mi pare del Sole 24 Ore, sì, di Giulio Xelt, e di questa roba, tanto poi diciamo va detto sempre alla cittadinanza, volenti o nolenti ci dobbiamo occupare tutti. È inutile, non ne puoi stare fuori, e sarà sempre di più così. E questo bisogna che gli italiani se ne rendano conto. E bisogna che gli italiani si rendano conto che il posizionamento dell'Italia da questo punto di vista non è buono. È assolutamente non omogeneo, l'abbiamo visto, lo rivedremo, ma è un posizionamento pessimo. Poi ci sono i ranking, eccetera. Ecco, questo è un famoso film di Sofia Coppola, che si chiama Lost in Translation, e si chiamava, un capolavoro di Sofia Coppola, che io ho rinominato Lost in Digitalization, quello sono io, la faccia cambia, insomma, adesso Paola Pisano non ci sarebbe benissimo, però insomma c'è stato Renzi, insomma c'è stato Diego. E in qualche modo mi vedete perplesso, un po' serioso, perché insomma fare questo mestiere è veramente complesso. Infatti il Financial Times dice che il mio lavoro, il lavoro del commissario, è il peggiore che si può fare in Italia, peggio di andare in giro con l'autospurgo, se lavorare in miniera. L'ha detto perché c'era Diego Piacentini, per me forse non avrebbe fatto tanto, ma però è interessante, non è che dice che è il mestiere più difficile nel mondo, è in Italia che è più difficile, quindi c'è una ragione specifica nel nostro paese. Ecco, questo più o meno è come rappresenta, questo è un altro film di Jean-Jacques Annaud, La pubblica amministrazione, caratterizzata da un forte individualismo, spesso le amministrazioni sono state abbandonate anche a se stesse, diciamolo, sia locali, soprattutto locali, ma anche centrali, in assenza di una governance in molti casi su questo tema, poi comunque una governance schizofrenica che cambiava di volta in volta. E il tema fondamentale della parcellizzazione, quindi della frammentarietà e degli sprechi, è il tema cardine di perché questo paese non è andato complessivamente avanti dal punto di vista del digitale. Sapete tutti, immagino, chi si occupa di questi temi, che il tema del famoso dei data center, da 15 anni se ne parla, da 15 anni non si è ottenuto quasi nessun risultato. Sì, ognuno ha ristrutturato il proprio data center, c'è un po' di cloud a destra e a sinistra, ma il tema resta cardine. Agid ne parla appunto da Agostino Ragusa, sono almeno 10 anni, i risultati sistemici sono inesistenti. I numeri sono degli ordini, non si sa, nessuno lo sa quanti sono, come nessuno sa quante sono le leggi in Italia, nessuno sa quanti sono i data center, si parla tra gli 11.000 e i 14.000, l'ordine di grandezza è migliaia, in Europa parliamo di decine, nei casi peggiori di centinaia, spreco di soldi, la quasi totalità di questi data center totalmente privi di qualsiasi cyber security, e mancanza assoluta di interoperabilità. Ma la parte applicativa è quella molto più drammatica, perché sopra questi data center si costruiscono amministrazioni che svolgono il medesimo lavoro, applicazioni analoghe, leggermente diverse, customizzate a seconda, quindi diciamo 8.000 comuni, 8.000 anagrafi, ma questo vale poi per le pubbliche amministrazioni centrali, dal protocollo informatico a qualsiasi tipo. Esisteva una norma del 2005 che elencava tutte quelle che dovevano essere, non si parlava ancora di cloud, applicazioni comuni. Ebbene, in realtà qui la stima di Agid, che è una stima estremamente parziale, parla di diverse centinaia di migliaia, erano solo database poi, non applicazioni. Ecco, io le chiamo le 12.000 monarchie digitali assolute. Ognuno fa un po' come gli pare, ma insomma sono anche stati portati a questo. La cosa più drammatica però non è questa, perché questo è un digitale che in qualche modo
e in certi casi è inutile e dannoso, soprattutto se non lo fai bene, soprattutto in parti che non sono avanzate come è Trento, è che su questi 11.000 data center, e questi, quello è 11.000 fattoriale, un po' eccessivo, ma insomma dà un'idea, e applicazioni, lavorano centinaia di migliaia di persone della pubblica amministrazione e soprattutto dell'indotto che lavora per la pubblica amministrazione, che in molti casi fa un lavoro sbagliato, inutile, comunque non ha competenze moderne quelle che sono in linea. E quindi la catena del valore qua diventa drammatica, non sei riutilizzabile, sei fuori mercato. Questo è un elenco di professioni che si sviluppano nella pubblica amministrazione italiana, per cui si prende un laureato in informatica, un ingegneria o un bravissimo perito informatico e questo diventa esperto di protocollo informatico. Ce ne stanno migliaia in giro per l'Italia. O di applicazioni di funzioni specifiche delle amministrazioni. Una tragedia nazionale. Queste sono alcune professioni e questa è la risposta. Noi teniamo anche presso la SNA da diversi anni corsi per far comprendere alle persone che non sono digital expert che cosa sono queste professioni, che cosa sono le competenze digitali, perché ad oggi un cittadino dovrebbe conoscere le specializzazioni della medicina quanto dovrebbe tutto sommato conoscere queste specializzazioni. Questi sono i digital expert, anche se sono anche loro ovviamente professioni in alcuni casi ibride, ma le professioni ibride poi parliamo quasi di migliaia di professioni, pensate solo alla medicina. Ma insomma, qualsiasi altro tipo di settore poi è influenzato e le professioni si modificano continuamente. Io la chiamo emergenza digitale, quella italiana. Noi in Italia siamo tutti consapevoli che esistono un sacco di emergenze, viviamo sempre in un paese in continua emergenza, emergenza e immigrazione, fuga di cervelli, emergenza, quelle siamo best practice in alcune, tipo corruzione, evasione fiscale, e criminalità organizzata, su questo siamo proprio il top. E però nessuno, la popolazione è consapevole di queste emergenze, ma la quasi totalità della popolazione non si pone il problema dell'esistenza di un'emergenza digitale, che invece è l'unica che è pervasiva a tutte le altre, che se non viene affrontata strutturalmente lascia tutte quelle in uno stato emergenziale. E invece su questo bisogna ragionare, su questo bisogna avere consapevolezza, perché solo dalla consapevolezza poi riesce in qualche modo a uscirne. Questa è una mia slide di una dozzina di anni fa, si chiama deadlock. Deadlock in inglese significa stallo, soprattutto nei database, quando due processi si incastrano uno con l'altro e non vanno avanti. Io rappresentavo il deadlock per il rapporto in particolare tra processo, all'epoca lo chiamavo di informatizzazione, oggi si usa più la parola digitale, sostanzialmente c'è un legame fortissimo tra corruzione e digitale e mancato processo di digitalizzazione. Questa mi fu contestata anche 12 anni fa, ma chi te lo dice? Ecco chi te lo dice. E sostanzialmente, se uno fa la correlazione tra il ranking di Transparency International, questo immagino lo conoscete tutti, quello dei paesi, l'indicatore dei paesi meno corrotti, costa Danimarca che è come Trento, cioè, voi siete come la Danimarca, sempre primi in tutto, come la Juventus, insomma, un po' odiati da qualcuno, un po' amati da qualcuno. E l'Italia non è messa benissimo rispetto al resto d'Europa. Se fate la correlazione tra la curva di Transparency International e l'unica ranking riconosciuto dall'Unione Europea dello stato di digitalizzazione, quello del Digital Economy and Society Index, questo è il penultimo perché ancora non è uscito quell'altro, alla Polonia l'abbiamo fregati nel frattempo, e vediamo che l'indice di correlazione è quasi pari all'unità. Cioè questo dimostra il deadlock precedente, e sostanzialmente i due ranking sono lo stesso ranking, vedete? Diciamo, ma non c'era bisogno di fare questa stupidaggine, sono finito solo sui giornali, solo con questo ovviamente, non sul concetto generale. Però insomma, era evidente che ci fosse un legame tra processo, vabbè, insomma, trasparenza, cioè, nemmeno c'è da spiegarlo, va da sé. Ecco, secondo me
uno dei motivi per cui nasce il team di trasformazione digitale di Diego Piacentini è proprio questo, per rispondere al tema della frammentazione, della parcellizzazione, eccetera, e per cercare, questa è la vision che si somma insomma a quelle C di prima, questo immagino molti di voi insomma o erano presenti all'intervento di Piacentini o comunque sanno chi è Diego Piacentini, e quindi non ripeto alcune. Il tema, uno dei temi centrali è stato quello della continuità, perché sostanzialmente quello che si fa in Italia anche su temi come questo è che ogni cambio di governo si ricomincia da capo, cioè quello che ha fatto quello prima è sbagliato per definizione e ricominciamo. E quello che diciamo io, almeno il fatto che è successo con me, è che andato via Diego, cambiati 4 governi, siamo al 5º, le cose sono andate sempre nella stessa direzione, da questo punto di vista, che è già una notizia, in Italia è già una notizia. Questo ve lo vado molto rapidamente, perché diciamo, racconta un po' la storia dell'Italia, poi non voglio tediarvi, poi ve le lascio. Quindi noi siamo andati in continuità, e in continuità per l'Italia è... Io ho frequentato anche tavoli, ovviamente internazionali, in quest'anno, e uno dei sentiment proprio che ti trasferisce l'Unione Europea e l'Italia è la mancanza di continuità. Cioè ogni 2 per 3 arriva qualcuno e dice il contrario di quello che ha detto, di quello che è stato detto precedentemente, cosa che non succede, lo vedete, insomma, negli altri paesi. Dovremmo andare sempre in una direzione, almeno su questi argomenti, macroscopicamente, poi c'è anche molta letteratura. In continuità in particolare col white paper di Piacentini, che è il documento che ha lasciato in eredità Diego al Paese, e in cui ci sono le azioni, diciamo, cioè una vision e un'idea strategica dei prossimi anni, e che poi vedremo, diciamo, abbiamo anche portato abbastanza a terra. Qui ci sono alcuni progetti di cui Diego ha parlato quando è venuto qua, questa è la stessa slide di Diego, 4 progetti, caratteristiche diverse, che sono stati presi in mano, che erano praticamente morti, in particolare i primi 2, erano 2 progetti che erano defunti. ANPR, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, fino all'arrivo del team digitale c'era il comune di Bagnacavallo, provincia di Cesena, 17.000 abitanti, e diciamo il processo invece adesso è veramente... sta andando in maniera spedita. E siamo in qualche modo, questo è l'ordine di grandezza, abbiamo poi i dati giorno continuamente, siamo anche molto più avanti di così, e comunque abbiamo 2/3 della, più dei 2/3 della popolazione dentro, comunque tra presubentro e subentro, l'importante è che siano nella fase anche di presubentro, con differenze che non vi potete immaginare tra nord e sud, ma è inutile che la stiamo a dire, va da sé anche questa. E i vantaggi dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente ve l'ha raccontati, ma sono ovvi, insomma, sia in termini economici che in termini di... cioè, si fa tutto in tempo reale, ma poi se il Ministero dell'Interno prende in carico veramente il progetto, una volta che sono subentrati la quasi totalità dei comuni, e fa 3 circolari in croce, e facciamo tutto da casa. Questa è la base del cambiamento del rapporto con il cittadino, è una delle basi fondamentali. E questa è la situazione di Trento, diciamo che è una situazione tutto sommato abbastanza buona. E la CIE, diciamo, alcune vado rapido perché sennò non voglio sprecare troppo tempo. E la CIE è la carta d'identità elettronica, con, diciamo, qua siamo in qualche modo a regime con le difficoltà di alcuni comuni. Io vengo da Roma, insomma, va da sé che il comune che ha più difficoltà, insomma, è il mio, ma anche per ragioni di varia natura che non sono certo tecnologiche. E comunque è un strumento estremamente potente, potenzialmente estremamente potente da un punto di vista tecnologico. E le potenzialità di questa carta sono assolutamente infinite. Poi sta, diciamo, all'evoluzione metterci dentro i servizi direttamente. Questa è la situazione, al momento sono distribuite, mi pare, intorno agli 11 milioni già di
di CIE, quindi nel giro di qualche anno comunque avremo a regime tutto, tutto il paese. Se il Ministero dell'Interno fa una circolare anche in questo caso, si possono anche cominciare a cambiare le carte d'identità che non sono scadute, ma basta l'approvazione di una circolare. Questo è Trento, diciamo, un problema c'è a Bolzano, ma c'è un problema di bilinguismo che va risolto, però insomma credo che sia in fase di risoluzione, siamo sostanzialmente al 100% quasi della popolazione. Questo è uno dei progetti di maggior successo, la piattaforma dei pagamenti, piattaforma centrale dei pagamenti, e quelli sono i vantaggi qui risparmi di milioni di ore di lavoro, un rapporto con i pagamenti della pubblica amministrazione che diventa un rapporto uguale a quello che avete con qualsiasi altro tipo di interlocutore a cui dovete fare dei pagamenti. È nata una società, poi parleremo di questo, che si chiama appunto PagoPA, visto il successo della piattaforma, che ha anche tra gli altri obiettivi quello di diminuire il contante che gira in questo paese, e se si diminuisce il contante anche sulla corruzione e tutto il resto, insomma evasione fiscale, potete immaginare. Uno degli obiettivi, ovviamente non basta la piattaforma, i numeri fanno spavento, ci passava prima del team digitale tipo 10 milioni di euro l'anno, adesso stiamo sui circa 10 miliardi, ma con un potenziale di arrivo intorno ai 200 miliardi di euro, se la cosa ovviamente va a scalare. Abbiamo una specie di mostro a capo di questa società che si chiama Giuseppe Virgone, che è secondo me il massimo esperto in Italia di questi temi, che ha portato in gran parte lui, con l'aiuto ovviamente di diverse persone, il progetto a questi livelli. Questa è la situazione di Trento. SPID ha bisogno di un approfondimento, nessuno discute dell'importanza di un'identità digitale unica di SPID, di CIE, poi si può parlare per giorni, insomma se ne servono due, ne serve una, eccetera. Quello che dico è che mentre sugli altri tre abbiamo fatto grandi cose, su SPID non si è riusciti a fare quello che si dovrebbe fare, e SPID, diciamo, fa un po' cagare. Cioè, possiamo dirlo, però ci sono una serie di problemi, nel senso che noi abbiamo affrontato in quest'anno, nel senso che necessitano di modifiche normative, cioè voglio dire, tipo il fatto che i cittadini debbano essere certi che non debbano pagare la propria identità digitale è un dato di base, che gli operatori non possano solo rimetterci i soldi e quindi debbano investire su questo progetto è abbastanza evidente, e questo, se si fanno queste modifiche, noi perché insomma SPID è già arrivato a numeri interessanti, perché se li confrontiamo con il resto d'Europa non sono male questi numeri, solo la Francia sta un po' su, ma secondo me, e tutto questo dipende da killer application, non è dipeso dal fatto che SPID fosse una ficata, anche se SPID in sé è una ficata come idea assolutamente, però se noi facciamo passare queste due o tre modifiche, secondo me l'Italia è in grado di dare nel giro di un paio d'anni a tutti quanti SPID. E quello è un'altra di quelle cose che ti cambia totalmente il paese e dà un senso di omogeneità e aiuta tutti. Immaginate quante applicazioni di autenticazione esistono in Italia. Ovviamente se SPID, tutti diventano Agenzia delle Entrate, IMSS, INAIL, tutti diventano SPID only. E questo... Questi sono aspetti metodologici, vado avanti perché queste sono le stesse slide di Diego, se no poi mi prendo troppo tempo. E un aspetto fondamentale, il rapporto che abbiamo instaurato anche con il mercato e con Confindustria Digitale, ci teneva Diego, ci tengo molto anch'io, perché anche qua è un fatto culturale, che il digitale sia il passepartout essenziale per la produttività e la competitività di ciascun sistema paese è cosa ovvia, ma non ovvia per tutti. Il digitale è lo strumento più potente per sviluppare una corretta, oculata e intelligente orientata al futuro spending review. Allora, noi 5,8 miliardi di euro più o meno la spesa della pubblica amministrazione, e abbiamo visto prima sul digitale che buona parte di questa spesa viene utilizzata male, i data center, le applicazioni replicate. Supponiamo che ci siano 2 miliardi che più o meno si buttano di questa roba.
Se tu sposti, quindi recuperi questi 2 miliardi e vai a 3,8, secondo me in giro pochissimi anni tu vai a 10, perché la sanifichi e poi puoi costruire servizi buoni ai cittadini. Crei occupazione sana con quelle competenze, non quelle sbagliate, e risparmi e fai spending review, perché risparmi tutti gli altri settori, un botto di quattrini. Quindi è un tema, ma non è che è così, perché tu parli con i politici di concetti come questi e ti sembrano ovvi e scontati, non è così scontato, quindi devi fare cultura, noi abbiamo fatto moltissima cultura in Parlamento quest'anno, ed è importante perché se ti stanno a sentire, quindi la credibilità e tutta una serie di altri fattori, quindi è un processo chiaramente di sanificazione, ma che non si può fare spending review risparmiando sul digitale, fai spending review se investi sul digitale. Deve essere un investimento sano, ovviamente, faccio in modo oculato. Ecco, questa è un'altra cosa che ho fatto. Io vengo da là, stato per tanti anni il CIO della Corte dei Conti, e questa cosa ce l'avevo in testa, che la Corte dei Conti, cioè se io dico a un comune, io come team di trasformazione digitale o Agid o una norma, te devi fare sta cosa, devi entrare in questa piattaforma, ma chi sei? Non ti caga nessuno. Se invece lo dice la Corte dei Conti, tutti. Tutti si adeguano. Arrivederci. Ciao. E questo secondo me è uno strumento potentissimo, per cui ho firmato un protocollo d'intesa con, con il Presidente della Corte dei Conti, che tra l'altro conosco personalmente, per anni è stato responsabile anche dei sistemi informativi, insieme al team, per insegnare in qualche modo a una parte magistratuale, quindi un aspetto molto istituzionale, della Corte dei Conti a rapportarsi con la trasformazione digitale. La trasformazione digitale è efficienza, efficacia, economicità, e quindi è proprio quell'articolo della Costituzione che dà il compito alla Corte dei Conti, non c'è bisogno di cambiare nulla a norme vigenti. La Corte dei Conti ha già fatto un questionario che è arrivato, immagino, sono sicuro, a tutti gli enti locali del Trentino, ma di tutta Italia, a cui ha risposto già, diciamo che scade il 30 settembre, ha già risposto più o meno il 50%, o comunque si è iscritto il 50% della popolazione del territorio, ai questionari, ahimè, di Agid, alla fine della fiera risponde il 10% del territorio, questo vi fa capire la potenza della Corte dei Conti, e quello può cambiare le cose. Ecco, questo è il rapporto col cittadino, immagino di questo la C del cittadino, immagino in questo progetto ne avete sentito parlare, questo è quello che cambierà il paradigma, ovviamente devono funzionare le piattaforme abilitanti, ci devono essere i servizi, io, la piattaforma, una semplice app sullo smartphone, che cambia totalmente il paradigma, il rapporto in cui prima c'era una PA centrica che vessava in qualche modo, diciamolo, spesso e volentieri i cittadini, adesso il cittadino al centro, la PA che è proattiva, che in qualche modo manda notifiche, qualsiasi tipo di pagamento tu lo puoi fare tramite questa app, qualsiasi tipo di iscrizione lo puoi fare. Quella, la cosa fantastica rispetto al lancio a maggio, quindi un anno e mezzo fa, di Diego Piacentini, stiamo rispettando i tempi del progetto, e questo già mi sembra un miracolo in Italia. Sarà negli store entro fine anno. Mi devi fare la domanda. Se non te la ricordi me la faccio io. No, me la ricordo, perché stavo aspettando questo momento, nel senso che ormai ti sei scaldato, hai detto pure un paio di parolacce, arriviamo al dunque. Ho detto Dominici, che ho detto. No, ho detto un paio di parolacce, l'hai detto. Siamo anche cagata, no? Dai. Arriviamo al dunque, perché è quello per cui ti hanno invitato. Cosa succede adesso? Cioè, il tema, lo sapete benissimo, che questi temi rischiamo davvero di perderceli fra di noi. Per troppi anni il tema dell'innovazione in Italia è stato considerato un di cui, una ciliegina sulla torta. Non è un paese che ha fatto dell'innovazione quel driver, appunto, proprio per scalare le classifiche. E uno dei nostri problemi è proprio la governance dell'innovazione. Appunto, veniamo da anni in cui a livello nazionale non si è ben capito di chi fossero le responsabilità, le competenze e gli obiettivi. Tu, adesso, credo che questo problema riguardi un po' tutti i governi precedenti, ma anche se andiamo all'ultimo, che più prossimo,
c'era questa dicotomia, noi ci nascondiamo, appunto, ormai ti sei scaldato, dici la verità. Da una parte il team, dall'altra parte l'agid, da una parte politica, dall'altra parte l'altra. C'è una dialettica continua, fatta spesso anche tipica dell'Italia, di veti continui. E quindi è difficile che poi queste cose arrivino al dunque se non vengono fatte proprio dalla parte politica. Io dico sempre che, prima ho citato Obama, quando lui ha lanciato il programma di Open Government, bisogna che i politici ci mettano la faccia su queste cose. Non possono essere esercitazioni che riguardino la tecnostruttura, ci vuole che diventino un progetto politico. Allora, di nuovo ti dico che la governance, lo diciamo sempre, è stata una frase di Del Rio che una volta definì appunto la governance dell'innovazione un manicomio, proprio perché frammentata. E arrivo al dunque e vorrei che tu ci dessi più informazioni possibili rispetto ai prossimi mesi. Adesso abbiamo una ministra dell'innovazione, dall'altro una persona che è l'assessore all'innovazione del Comune di Torino, quindi una persona che queste cose appunto... No? Gli assessori bravi sono tutte donne? Sì, sì, è vero. Sono gli assessori, perché le donne lavorano in multitasking e sul digitale, gli uomini non sono in grado di lavorare in multitasking. Ci sono anche assessori maschi molto in gamba. Un assessore all'innovazione appunto del Comune di Torino che è diventata ministro. Abbiamo un dipartimento che per decreto il 1° gennaio sarà effettivo, il Dipartimento per l'Innovazione. Considerate che negli ultimi anni non c'era un dipartimento, erano deleghe date al Ministro della Pubblica Amministrazione e poi altri ministeri, eccetera, eccetera. C'è una NewCo che è PagoPA, dove c'è un SPA, appunto, dove c'è un amministratore delegato di grande valore. La domanda è, ma la domanda davvero, adesso non sto facendo la parte, è una domanda vera, siamo tutti preoccupati. Cioè, secondo te, nei prossimi mesi si riuscirà a condividere un progetto, a gestire appunto questi processi e riportarli a terra in tutti i territori, dando indicazioni precise, mettendo a disposizione strumenti precisi? Perché sennò appunto c'è chi corre e poi vede che a Roma non si fa altro che litigare. Sì, sì. E mettersi vedi a vicenda. Sì, l'unica cosa certa negli ultimi 30 anni è stato Forum PA su queste cose. Però Forum PA in 30 anni ha visto 20 governi diversi e 17 ministri della pubblica amministrazione diversi. È questo che ci preoccupa. In 30 anni 20 governi diversi. Ti dicevo anche stamattina, certezze non ce ne sono, insomma, però il digitale è stato terreno di conflitto politico anche quest'anno. E questo è veramente intollerabile. È una cosa che non si può sentire. Ed è una cosa che mi è dispiaciuto non essere riuscita, insomma, chi mi conosce sa che vado d'accordo con qui, quindi io ho messo ponti ovunque, nel senso non me ne frega niente, ho anche il mio mandato è sempre stato a disposizione, mi hanno dovuto chiamare, prima Diego, insomma, è stato a chiamarmi, e poi mi hanno dovuto convincere a fare questa attività, e ho posto paletti, non è che sono andato e mi sono proposto, quindi ho seguito un approccio completamente diverso. È un processo lungo, complesso, incrementale. Non abbiamo certezze, ma dobbiamo fare, da questo punto di vista, in qualche modo anche divulgazione culturale. Per questo ho collaborato molto con il Parlamento, all'interno del Parlamento, con la maggioranza, con l'opposizione, con persone intergruppo, diciamo, che gravitavano in tutte le forze politiche per cercare di far capire che questo non può essere tema di scontro politico. Ci possono essere opinioni divergenti su alcuni progetti, questo è normale con la dialettica, ma non può essere che questo è mio, questo progetto è mio, questo, ma di che? Nel senso, anche noi stessi cerchiamo sempre di fare da incubatori eventualmente di progetti, e appena troviamo una sede dove questi progetti possono essere resi sistemici, liberarcene e darli in pasto a chi li può portare avanti. Il white paper di Diego è la base. Questa è la legge che ha, diciamo, poco dopo che ho cominciato a fare il commissario, siamo riusciti in qualche modo, ovviamente, un altro fattore C importante è stato Conte, che è una persona che è stata veramente, da questo punto di vista, ha avuto una crescita in tempi rapidissimi, io parlo di digitale, non parlo di politica, e è stato un fattore determinante perché ne ha metabolizzato l'importanza strategica, e avete visto anche nel discorso, diciamo, sulla fiducia, e ne ha metabolizzato i temi essenziali per un Presidente del Consiglio, e quindi ha spinto lui su questa norma, che ha creato un dipartimento, una NewCo, e ha in qualche modo
reso stabile l'esistenza di un team per la trasformazione digitale. Quindi molto, diciamo, soprattutto la NewCo e il team, perché il team è a disposizione del dipartimento, molto orientata al mercato. Quindi con le logiche di mercato che hanno dei vantaggi, soprattutto nella realtà romana, rispetto a un certo tipo di pubblica amministrazione. Io vengo da là, insomma, me ne posso raccontare un sacco e una sporta. Ecco, il governo ha istituito un ministero per l'innovazione tecnologica. Io sono anche andato a trovare nei primi mesi del mio mandato Lucio Stanca, del quale apprezzavo il lavoro fatto senza discussioni, però pure quel lavoro, diciamo, poi è stato eliminato per non si sa bene quale motivo, per cui non è la prima volta, speriamo che sia l'ultima, nel senso in qualche modo che si segua un percorso e che duri ad libitum. E a cui il Presidente del Consiglio delegherà funzioni. Chiarisco, perché diciamo molti non so come fanno a non avere chiara questa cosa, il Ministro avrà a disposizione il Dipartimento. Cioè il Dipartimento sta sotto il Ministro, questo perché qualcuno già li vedeva, ah, ma c'è competizione tra il Capo Dipartimento e il Ministro. No, se facciamo questo, che l'abbiamo messa a fare il Ministro. Io sto qua fino al 31-12, poi farò qualche altra cosa. Magari aiuterò, come ho fatto con Diego nei primi 3 anni, chiunque verrà dopo di me in qualsiasi tipo di ruolo. Al nuovo ministro verranno attribuite le deleghe per garantire corretta digitalizzazione del paese, credo siano già state emesse, insomma era tra ieri e oggi, deleghe sono arrivate e sono deleghe persino eccessive, nel senso veramente riuscire a fare quelle cose non è semplice. Quindi una struttura di governance unica centrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi col Presidente del Consiglio che se ne occupa anche indirettamente ma anche direttamente perché sta là per garantire l'innovazione del Paese. E l'execution correttamente distribuita, una cosa fondamentale che dico sempre è che non devono temere che il Ministero dell'Innovazione accentri le competenze sul digitale, sarebbe folle questo, a parte noi siamo 35, insomma. Saremo, forse diventerà di 100, 150 in prospettiva, ma è poi un processo a scalare. Ma pensare che noi inglobiamo le competenze, che ne so, del MISE, del MIUR, ma digitali, nel senso, o del MEF, è una follia totale. Il gruppo, che chi si occuperà, il ministro, insomma la struttura si occuperà, può dare un'indicazione di governance su questi temi, può concordare in magari consigli dei ministri, un qualche organo fatto da alcuni ministeri, da alcuni ministri con il ministro dell'innovazione, la strategia, questo sì deve essere condivisa, ma poi ognuno farà il proprio lavoro. Pensare, cioè, voglio dire, pensate solo alla fatturazione elettronica, mo che faccio, la sposto, sei un pazzo totale, però vi fa capire, il fatto che qualcuno pensi una cosa del genere significa che siamo proprio lontani dalla realtà. Come gli enti locali continueranno a fare il loro lavoro, nel senso noi gli dobbiamo aiutare in questo, dobbiamo dargli tutti gli strumenti di qualsiasi tipo di natura, dobbiamo fare piattaforme centrali quando sono utili le piattaforme centrali su cui loro possono costruire i veri servizi ai cittadini. Quindi nessun accentramento se non della governance. Ecco, questo, i nomi e cognomi non ce ne frega niente. Il mio mandato è stato sempre a disposizione in qualsiasi momento se si fosse trovata una persona più adatta. Continuità, se non diamo continuità a questo disegno è meglio che lasciamo perdere, torniamo tutti quanti alla carta. Ecco, questo è il nuovo ministro, non so qua c'era qualcosa, la prima cosa che mi è venuta in mente quando l'hanno nominata, e noi ci conosciamo e collaboriamo già da diversi anni, anche con la Corte dei Conti, c'era un protocollo col Comune di Torino, la Corte dei Conti. Ecco, potete capire chi è la bella e chi è la bestia. Ho fatto pure quello col cartone, ma lì c'avevo paura che mi chiedessero anche i diritti, che la bestia era più simile. E è una ecco, qui, la ministra è juventina in un governo giallorosso. E questo è il vero problema. Allora. Questo è uno dei primi problemi a Roma. Non necessariamente questo è un concetto che già vi ho... Ecco, io sono romanista, destinato, diciamo, a soffrire. Beh, insomma, se andassero d'accordo,
sarebbe almeno, insomma, avere in questo momento un commissario e un contemporaneamente e un ministro, insomma, è una situazione un po' particolare. Forse, diciamo, una volta o l'altra, insomma, sta Champions, la Champions di Speed, forse riusciremo a vincerla. Grazie Luca, e noi ve l'auguriamo, ma ve l'auguriamo per noi. Ve l'auguriamo per noi. Io ridò il suo lavoro, richiamo la nostra presentatrice. C'avevamo 4 minuti per Repubblica Digitale, scusate. No, tu dovevi fare l'introduzione. Avete ragione, scusate, per 2 minuti proprio. Forum Piab ha lanciato qui, è un progetto interessante e importante perché si scarica, appunto, come dico sempre io, a terra. L'hanno presentato allo scorso Forum PA, un'idea importante di Repubblica Digitale. Vai, scusa, questo è un tema. Il tema, allora, possiamo fare tutti i servizi possibili. L'Italia ha la più bassa penetrazione d'Europa di gran lunga di questi servizi, ma di brutto la più bassa. Ovvio, sempre più al sud, per carità, però è la più bassa. Abbiamo questi numeri, qualsiasi numero, l'Italia è drammatico, quindi accesso a internet, accesso ai servizi, guardate che numeri. Queste ve le lascio e vado dritto al sodo perché sennò non facciamo in tempo. Ecco qua, questo, insomma, per farvi capire. Il tema dell'inclusione è un tema chiave. Che cos'è la Repubblica Digitale? La Repubblica Digitale è un progetto di inclusione digitale to cure, in cui, vado avanti, vai avanti tu mentre io arrivi direttamente a Repubblica Digitale, in cui noi abbiamo chiamato a raccolta aziende private, pubbliche amministrazioni, associazioni, chiunque voglia fare un progetto entro un anno misurabile con KPI stabiliti di inclusione digitale. Il problema è che abbiamo difficoltà a gestire la folla che ci è venuta a chiedere di partecipare. Quindi cercare di mettere a fattor comune un tema fondamentale che è alla base. Se noi non risolviamo questo tema, tutto quello che vi ho raccontato è del tutto inutile. Noi dobbiamo includere tutti quanti nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni, nei centri anziani, nella scuola. Repubblica Digitale ha un logo registrato che viene dato appunto alle associazioni, a cui c'è per esempio la Compagnia di San Paolo, ma ce ne stanno tantissime altre. E ha un manifesto che vi invito a leggere, poi il manifesto, perché è stato scritto un po' da un certo numero di persone, un po' come la Costituzione, e quindi un po' in qualche modo la richiama, una parte il primo articolo è sulla educazione digitale, il secondo sulla cittadinanza digitale e il terzo sul digitale etico, umano e discriminatorio. Questo progetto è piaciuto a tutti, maggioranza precedente, attuale, opposizione, eccetera. E abbiamo un'adesione fortissima. Se noi riusciamo a rendere sistemica questa cosa, e quindi poi coinvolgere anche il Ministero dell'Istruzione, eccetera, possiamo veramente dire che risolviamo uno dei temi di fondo. A quel punto la tecnologia sarà resa accessibile a tutti in modo estremamente più semplice. Scusate, ma questo era importante. No, grazie, scusate se avevo sintetizzato troppo velocemente. Prego, fatemi ringraziare, l'hanno fatto tutti, ma anche noi, visto che ci siamo sentiti tanto questi giorni, Chiara Maule che ci ha ospitato, ci ha invitato e ci teneva che condividessimo con voi questo momento, quindi grazie Chiara, ho sentito tutti oggi meno che te, quindi vieni qui a salutarci, perché se permetti, grazie a te. Grazie mille. Prego, ti ridiamo la scena. Ecco, su questo applauso ringraziamo Luca Ties e Gianni Dominici per questa lezione, ha aperto davvero un sacco di spunti e provocazioni. Allora l'invito, chiudiamo, è quello di leggere il programma, approfittare di questi ultimi 3 giorni della Trento Smart City, appuntamento questo pomeriggio alle 17 con l'incontro sul cyberbullismo. Sindaco, so che voleva salutare anche lei i protagonisti di questa mattinata, e grazie a tutti. Grazie. No, li saluto col gesto più semplice che c'è, regalando loro un libro su Trento che spero gradiranno. Grazie mille. Naturalmente un invito, sindaco, a essere disponibili a un ritorno. Grazie davvero. Grazie sindaco.